No. E quindi c'è l'altro ennesimo cantiere. Pensare che non c'è ancora una volta qui. Legge obiettivo numero 443 del 2001. Questo cantiere è stato aperto circa un mese dietro, più o meno. E adesso sta interessando quello che dovrebbe essere un contratto da governare, quello che interessa il comune di Campo Tenese, poi non è un comune ma è la frazione di Morano, mi pare, comunque questo tratto è quello più difficile da governare, in quanto fatto molte batterie, sono molti viadotti, ed è uno dei tratti che si trovano nella zona sismica dove da più di un anno stanno regalando scosse del terremoto continue ogni 4 giorni. L'ultima questa mattina alle 5:50 del sovrano punto 7 della sera. Qui, come potete vedere, una galleria è stata già aperta con tutti i due sensi di circolazione, chiaramente manca l'altra dall'altro lato, ovviamente i cantieri funzionano anche di notte. Siamo al chilometro 176, limite 60 all'ora. Oggi siamo fortunati perché davanti a noi non abbiamo nessuno e stiamo andando a una velocità di circa 90-100 km/h. Vabbè, vedere questa è stata un po' la situazione. Comunque, dobbiamo dire che abbiamo fatto già un paio di galleri nuove. Le vecchie le stanno facendo dall'altro lato, si vedono le luci dei lavori. Questa è la seconda galleria. Doppio senso di circolazione anche qui. Potete vedere questa arteria, siamo molto trafficata. C'è un ottimo, bellissimo scambio di carreggiata. Bisogna avere una certa dimestichezza con il tarallo per guidare, perché ovviamente facile finire sotto qualche ponte qua. Questo è un tratto interessante da lavori per 6-7 km ogni anno, quindi sono le porte di Casso Vedere, la situazione è questa. Ripeto, adesso non possiamo per arrivare anche adesso nella fila, qui dopo sempre in funzione. Dobbiamo poi ricordare ai signori che oggi fanno le TV, che sono di avere le piste, le trutte, che ormai quei costi che ci sono, la televisione si può fare solo così, come ne fa per le radio digitali, stereo network e anche le radio, e che fa tutto in autoproduzione, praticamente costo questi video è zero, però al contempo questi video riescono a far vedere cose importanti, come la situazione di questa autostrada in real time, in tempo reale. Ovviamente questa sera viene fatto il filmino, domani è già su YouTube, già in onda, è tutto il mondo visibile a milioni di persone, chi lo vuole va lì, basta cliccare Salerno Reggio Calabria e va a vedere quelle che sono le novità. Sarebbe bello fare la televisione o radio come i vecchi tempi, a tutti i contatori, chi fa l'audio, chi fa le voci, chi fa i vari montaggi e tutto il resto, ma oggi non ce lo possiamo permettere più, perché siamo in tempo di crisi, bisogna solo tagliare dappertutto e cercare di rendere un servizio buono, ovviamente spendendo il meno possibile, anche perché nessuno va più, come dice un mio vecchio amico, di cui non faccio il nome, dico solo in Gioperà, non va più nessuno a chiedere l'elemosina agli sponsor che poi ti possono aiutare a realizzare la tua opera, il tuo programma, sono delle cose bizzarre che si dicono, ma è così, anche
perché gli attuali presenti canali di digitale terrestre sono in mano a pochissime persone che interamente li affittano a buon prezzo ovviamente, e tu che hai le idee, i programmi, i format, devi andare a comprare un canale o affittarlo, magari una persona X o Y che ha il canale se lo tiene ben stretto, magari ne ha 10-20 che ha investito per pagare le concessioni, e tu devi pagare questi esili signori che fanno quello che vogliono e impediscono a chi ha voglia e capacità di fare questo lavoro di farlo, di mettere in atto le proprie competenze. Ancora una volta in Italia abbiamo superato noi stessi, abbiamo superato la politica, nel frattempo siamo a 20 minuti di filmato, quasi 6, la regia ci dice che abbiamo fatto 6 minuti di filmato, praticamente abbiamo percorso più di 10 km e 200 metri, sempre dritto. E ancora questo. Doppio senso, interruzioni, avvallamenti, accessi, tra poco c'è una nuova galleria, qui ormai non mi oriento più perché è fatta nuova, quindi pare che siamo un po' sotto a cazzolini. Tornate indietro quando potete. Il navigatore si è perso, infatti dice di tornare indietro quando possiamo, e per tornare indietro ci dobbiamo buttare giù da qualche parte. Ecco qui, qui più o meno è stato rispettato il castello che era vecchio, ma so che c'è ancora, qui è stato rispettato lo stesso percorso della vecchia autostrada, è stata solo allargata la carreggiata con questo mezzo metro di corsia che mi hanno lasciato in piena niente. Credo che più o meno il percorso è rimasto quello che era. Onestamente qui vale la dura, si è fatta sentire, quindi più di questo non si è potuto fare. Comunque questo dato dobbiamo dire che è stato fatto, dobbiamo dare atto ai laboratori, è stato fatto a tempo di record, perché questo cantiere è aperto da un annetto circa e in un anno è stato praticamente fatto un contratto, anche se solo su un lato questa galleria non è stata modernata, non sa perché. Anche qui comunque è stato fatto un tratto di circa, ecco qui, qui è stato fatto il massimo, la galleria è rimasta stretta e invece la carreggiata è stata legata, avete notato la regia? Sì. Da quando saremo al finito del cazzo di bacinetto dovrebbe terminare questo, anche questo tratto, tra poco, questa deviazione dovrebbe terminare. Non sarà, possiamo spegnere.